Petra, un, due, tre. Petra, uno, due, tre, fermi. 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 Quadriglie per colonne a destra serrare. Uno, due, tre, quattro, 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 uno, due, tre. Con valore supremo! Razionali cucine nelle quali viene accuratamente preparato il cibo ottimo ed abbondante. Piccole bocche voraci che fanno onore alla fatica dei cuochi. In cucine splendenti di nettezza viene preparato il cibo semplice, vitaminico e sostanzioso, che viene somministrato alla lieta tavolata, dove non si vedono altro che visetti intenti a soddisfare un sano appetito e dove un attimo di disattenzione può costare una bella ciliegia. Un
Un folto gruppo di cuochi, coadiuvato dalle squadre delle vivandiere, provvede a preparare per questo esercito di giovani sane e gagliarde dall'invidiabile appetito il vitto abbondante e saporito, della cui bontà provvedono continuamente ad accertarsi con una rigorosa opera di vigilanza le ispettrici del campo. Avanguardisti marinari di Ostia, tutti fuori dalle tende! Avanguardisti marinari di Ostia, tutti fuori dalle tende! Adunata degli equipaggi, a posto le sentinelle! Fuori la guardia! Attenti! La cosa lì, lì! Avanti! Attenti, per qualunque comunicazione chiamare il capoposto. Marilla dell'Alpe del Viceré, adunata. Viva Castelvetta, adunata. Quarta Centuria, adunata.
Aperti. La milizia si è assunto l'impegno di raccogliere in collegi, veri modelli del genere, i figli dei suoi legionari caduti. Curando l'educazione e tutelando la salute fisica e spirituale dei giovani orfani, la famiglia legionaria vuole dimostrare in maniera concreta e tangibile la sua solidale riconoscenza verso chi ha fatto volontariamente dono della vita alla patria. Il collegio maschile di Cividale del Friuli, che il sollecito amore degli italiani rende sempre meglio attrezzato e sempre meglio rispondente alle sue molteplici esigenze, ospita annualmente 750 allievi. Le piccole camicie nere entrano a soli 6 anni e ne escono a 18, con una preparazione culturale e professionale che li rende idonei ad affrontare con ferma certezza la vita. Con quale serietà i giovanissimi legionari eseguono il cambio della guardia? È insieme scolastico e professionale e la disciplina che viene imposta agli allievi riesce ad imprimere loro un abito soldatesco ed un tono decisamente marziale. L'insegnamento magistrale è integrato da corsi a carattere professionale e commerciale. Le fatiche dello studio e della palestra sono compensate da un'abbondante e sana refezione. Le esperienze pratiche di laboratorio sono seguite con particolare interessamento dalle giovani. Thank you.
l'educazione statale. Scuola fascista, che apre i suoi battenti con puntualità militaresca e in cui si entra come ad una festa, perché le scienze più aride vi vengono insegnate dilettosamente, perché lo scolaro vi si sente oggetto delle paterne cure le sono dedicate. Scuola fascista, dove l'anno si inizia sotto l'egida dell'emblema della patria, con la più semplice e significativa delle cerimonie, l'alza bandiera. Gli edifici scolastici mostrati in queste riprese hanno scarso riscontro con la realtà delle scuole dell'epoca, sovraffollate e prive di risorse e di strutture adeguate. Nelle scuole rurali, gli alunni in genere non andavano oltre la terza elementare. Le fresche ugole giovanili si iniziano agli accordi melodiosi del canto corale. I tempi severi fanno dell'educazione militare una necessità imprescindibile per ogni popolo che voglia imporsi agli eventi ed essere pronto a rintuzzare, con animo temprato e saldissimo, qualsiasi offesa. Perciò, nelle classi di fisica e di chimica, l'attenzione dei piccoli alunni viene attratta sul funzionamento degli strumenti della guerra moderna e non viene trascurato l'allenamento all'uso delle maschere antigas. In questo modo piacevole, dilettoso ed educativo, si chiude spesso la giornata dello scolaro fascista. Nel caso in visione, i giovani spettatori vengono trasportati nelle lontananze meravigliose del nostro impero africano, dove altri piccoli scolari beneficiano già dell'educazione fascista e intere popolazioni nascono alla vita civile sotto il segno del vittorio. Vedi Maria, bisogna seguir meglio il disegno, il fondo è troppo lungo, guarda come faccio io. Sono di buon'ora i lavori che faranno di loro le ottime massaie di domani. E la grazia spontanea, l'istintiva diligenza con cui anche le più piccine assolvono le attività casalinghe, testimoniano dell'eccellenza del metodo applicato. La scuola fascista coltiva l'amore per lo spettacolo, aprendo agli allievi meglio dotati apposite classi di recitazione. Il senso del ritmo viene coltivato in corsi di danza, che aiutano lo sviluppo armonico del corpo. Ecco invece alcune giovani torinesi che non si preoccupano della linea, ma aspirano a diventare delle brave massaie. La scuola di economia domestica di Torino meriterebbe per la sua efficiente organizzazione di essere chiamata la scuola delle fidanzate. Quale migliore preparazione per le future spose italiane? Anche nell'arte della cucina ci vuole un po' di teoria, ma la pratica occorre mille volte di più, perché solo sbagliando si impara, soprattutto è colpo d'occhio.
Nei corsi di formazione di economia domestica, le lezioni di sartoria erano essenziali. In assenza di risorse, infatti, anche nelle famiglie dei ceti medi, le donne dovevano sapere cucire, rivoltare cappotti, trasformare pantaloni in gonne e così via. Il consumo della lana di importazione estera subì negli anni 30 una brusca riduzione. L'indicazione del regime fu di incrementare l'allevamento dei conigli, utili per la lana e per la pelliccia e buoni da mangiare. Nelle case delle città operaie era usuale servirsi di un gabinetto comune collocato sui ballatoi o in cortile. Altre abitazioni erano totalmente sprovviste di servizi igienici. La sala da bagno era un lusso delle case ricche. Gli elettrodomestici non erano presenti neanche nelle case più agiate. Al di là del loro prezzo, costava tanto poco il lavoro domestico da non incentivare l'acquisto di nuovi mezzi. Compito primario delle donne era far mangiare bene spendendo poco. In altre parole, l'arte di arrangiarsi. Mancavano infatti olio, burro, lardo, caffè e carne. La propaganda del regime incentivava il consumo di latte, uova, pesce. Il debutto in società. Nel 1938, su 67.000 italiani presenti in Eritrea, le donne erano circa un quinto. Il regime incentivò l'emigrazione di donne italiane in Africa anche per ovviare alla paura della mescolanza razziale e della crescita di una generazione di mulatti. Questa era l'espressione carica di disprezzo usata al tempo. I corsi di preparazione precoloniale, come quello illustrato dal filmato, erano destinati in prevalenza alle mogli dei funzionari che lavoravano oltremare. La loro esperienza in colonia era spesso limitata ai pochi mesi estivi in cui si ricongiungevano ai mariti e non aveva nulla a che spartire con quella delle donne della colonizzazione agraria. Alle sanzioni, Mussolini rispose con l'autarchia, cioè il boicottaggio delle importazioni e l'incremento della produzione nazionale di generi alternativi. In quell'occasione si sottolineò il ruolo delle donne come fonte produttiva di beni e servizi utili alla nazione. La quasi autosufficienza per il grano fu pagata con un calo dei consumi pro capite. I panettieri mescolarono in dosi sempre maggiori alla farina di frumento, farine di riso, fagioli, mais. Verdure, pollame, conigli, pesce, finanche cacciagione dovevano sopperire alla mancanza di carne bovina. Nel 1938 la vendita della carne fu limitata a soli 2 giorni alla settimana. Molte risorse furono impiegate per le ricerche sui materiali autarchici, ma i surrogati ottenuti rimanevano sempre più cari e di qualità inferiore rispetto a ciò che volevano sostituire. Il Lanital è un caso fra i tanti. Prodotto dal latte per sostituire la lana, non ebbe alcun successo commerciale. Della maternità ed infanzia a Roma. Le coppie più prolifiche d'Italia si recano a rendere omaggio al milite ignoto. A Palazzo Venezia, nella Sala Regia, in attesa del Duce. Ecco Mussolini. Nella busta che il duce consegna alle coppie premiate sono 6.000 lire in contanti, una polizza d'assicurazione di 1.000 lire per l'ultimo nato e un diploma di benemerenza.
Alla fine il duce ha rivolto il suo saluto alle coppie premiate e a tutte le famiglie numerose. Italia di domani, che vogliamo, ha detto, sempre più forte, prospera e rigogliosa. Potevano aspirare a partecipare alle premiazioni a Palazzo Venezia solo le coppie con 12 figli viventi o, se non viventi, purché morti in guerra. I figli illegittimi non erano conteggiati. La campagna demografica fu comunque fallimentare. I tassi di natalità continuarono infatti a decrescere. 5 minuti in un nido di bambini dove sono accolti i figli di madri operaie vi diranno meglio di ogni parola l'alto valore sociale e umano dell'azione che l'opera maternità ed infanzia svolge in ogni parte d'Italia. La giornata si inizia col bagno. La toletta è curata anche nei minimi particolari. I giochi sono anche la prima scuola. Passeggiata avventurosa, sicuro nei gabbiotti. La giornata è finita. Fra poco le mamme verranno a riprendersi i loro bimbi. L'Opera Nazionale Maternità e Infanzia aveva come primo obiettivo dichiarato la difesa e il miglioramento fisico e morale della razza. Fra i suoi compiti vi era quello di assicurare il controllo sui bambini abbandonati, di promuovere i moderni sistemi di puericultura e di assistere madri bisognose e figli illegittimi. Operava prevalentemente nelle realtà urbane e operaie. Per il fascismo, il lavoro delle donne fuori dalle mura domestiche era giustificabile solo se dettato da estrema necessità. Altrimenti il posto delle donne era a casa. Non dovevano rubare il posto ai capi famiglia. Sorto il giorno radioso della rassegna, le 70.000 donne fasciste, divise in 4 formidabili colonne, al comando dei vice segretari del partito, si schierano in ranghi serrati dal Circo Massimo, lungo la Via dei Trionfi fino a ridosso del Colosseo. I reparti nei quali la severità delle uniformi si alterna alla policromia dei costumi regionali sono ansiosi di poter gridare al duce la devozione e la fedeltà assoluta di tutte le donne d'Italia. La grande adunata di Roma del 20 giugno 1937 fu descritta dai cronisti come una fiumana di devozione e di potenza della razza. Il filmato documenta la mobilitazione politica di migliaia di donne, convenute da tutta Italia, chiamate a partecipare ai riti del regime. Anche in quell'occasione Mussolini affermò che il compito primario ed esclusivo assegnato alle donne era quello di procreare numerosi e robusti figli e dare loro un'educazione romana e fascista. Ma la parata delle iscritte al partito testimonia visivamente l'ambivalenza del regime rispetto al modello femminile proposto. L'immagine di quelle donne che marciavano in file compatte non rinvia infatti a modelli tradizionali. In testa le dirigenti dei fasci femminili in divisa nera, perno di tutte le attività assistenziali del regime. Nelle loro tenute sportive, con racchette, palloni, sci, archi, remi, marciavano le giovani dell'Accademia di Orvieto e le insegnanti di ginnastica. Altre procedevano abbigliate in foggia militare e armate di fucile. In abito tradizionale, invece, le massaie rurali, a cui il regime chiedeva di essere moderne e industriose produttrici. Poi le cicliste e le automobiliste.
Seguivano mezzi con a bordo donne che indossavano maschere antigas. In chiusura, le croce rossine, come pronte per scenari di guerra. L'Accademia di Orvieto, fondata nel 1932, formava le insegnanti di ginnastica e promuoveva nell'opinione pubblica l'idea che l'educazione fisica femminile fosse un significativo mezzo di miglioramento della razza. Lo sport razionale, così si precisava, era considerato il miglior complemento alla maternità, in opposizione a chi temeva invece che l'atletismo femminile fosse una minaccia per il modello tradizionale di donna. Tutti però concordavano che fosse da evitare in ogni modo la mascolinizzazione delle ragazze, che sembrava aver preso piede in America. Questo film documentario, proiettato alla Mostra di Venezia nel 1941, riscosse successo. La regia evocava quei musical americani, tanto amati dal pubblico, ma che da anni non venivano più proiettati sugli schermi italiani. E le accademiste offrivano un'immagine di femminilità moderna ma rassicurante, lontana dal modello delle maschiette troppo libere ed emancipate. Nelle intenzioni dei fondatori, Orvieto doveva essere un laboratorio per la creazione di un nuovo tipo di donna, lontana da ogni sentimentalismo e fragilità, vigorosa ma aggraziata, disciplinata e cameratesca, che praticava lo sport non in modo agonistico, ma finalizzato al miglioramento della stirpe. Di Firenze, dove l'arte e la primavera sembrano vivere in unione perenne. Le fanciulle sportive d'Italia si sono adunate per i vittoriali dello sport dell'anno 19. Sovrastato dalla snella torre di Maratona, lo stadio Berta accoglie le 2000 partecipanti per la cerimonia di apertura.
di essa, in fervido raccoglimento, si ricordano quegli atleti che, impegnati nella più alta contesa, hanno dato la giovane vita per la grandezza della patria in armi. Il aspetto delle atlete non è disgiunto dalla grazia e la rigida compostezza dell'ordine chiuso non mancherà di una sua armoniosa eleganza. Delle accademiste di Orvieto, che con un arioso saggio ginnico musicale costituiranno una degna introduzione di questa superba manifestazione della giovinezza. La staffetta 4% hanno preso il via. Nella coreografia di un velocissimo cambio, l'impegno delle velociste è al massimo, come meglio rivela il rallentatore. Di stile e di forza. Finale dei 200 metri. Lotta strenua alla curva. Una decisione chiara sul rettilineo. E così la gioventù femminile italiana marcia gioiosamente verso la vita.